Un terribile incidente, l'ennesima giovane vita spezzata ieri nel tardo pomeriggio in Ossola lungo la strada tra Piedimulera e Pallanzeno. La vittima è Giuseppe Martorano, 36 anni, residente a Pallanzeno. A bordo della sua Peugeot aveva appena superato il confine tra Pallanzeno e Piedimulera quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, improvvisamente ha perso il controllo dell'auto, ha divelto la barriera sul lato opposto della carreggiata ed è finito ribaltandosi nel prato a lato strada dopo aver fatto un salto di circa un metro. Un impatto fatale per il giovane. Nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118, purtroppo per lui non c'era più niente da fare. La salma è già a disposizione della famiglia, il funerale sarà celebrato domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Pallanzeno. Il giovane aveva da poco iniziato a lavorare come operaio, il fratello invece è un rivenditore di auto. Quella di Giuseppe è una famiglia che si era trasferita dal sud ma che viveva qui da anni. Siamo tutti molto scossi, commenta il sindaco di Pallanzeno Giampaolo Blardone, perché è il secondo giovane che ci lascia troppo presto in pochi giorni. L'altra sera infatti un 32enne di Pallanzeno, Andrea Pietrobelli, aveva perso la vita stroncato da un malore.